Eiu sinni varconungur og drottning i ricchi sinu, o cartlo kertling i cuoti sinu. C'erano una volta un re e una regina nel loro regno e un contadino e una contadina nella loro capanna. Questa è un po' la formula classica con cui iniziano molte fiabe islandesi. E all'inizio di questo lavoro, quando ho cominciato a lavorare a questo progetto, avevo pensato di escludere tutte le fiabe che parlavano di re e di regine, perché mi sembrava un po' un controsenso parlare di monarchi in un paese che non ha mai conosciuto la monarchia da vicino. E poi, proseguendo con il lavoro, invece ho capito che sì, in realtà non si trattava di, non si immaginava un re, ma più che altro un ricco, cioè un esponente della classe sociale alta. Quindi, con questa differenza tra re e contadini, si voleva soltanto esemplificare una differenza di classe. Poi c'è un'altra categoria invece che è molto più interessante, che è quella degli elfi, e che è un po' la classe sociale così immaginata, la proiezione rosea della vita dell'islandese che campa di zuppa d'avena e di pesce secco, perché gli elfi mangiano le migliori delizie, tavole imbandite, vestono di abiti sontuosi, ricchissimi, sono la categoria più elegante del folklore islandese. Mi rimane un mistero, in realtà, alla fine di tutto questo libro, e cioè come mai le tre sorelle, che sono spesso protagoniste di molte fiabe islandesi, si chiamano sempre nello stesso modo: Ausa, Signy e Helga. Mi sono scervellata a pensare cosa ci fosse dietro questi nomi e non sono arrivata a niente. Quindi, se qualche lettore avesse un'intuizione e gli venisse in mente qualche genialata, magari me lo faccia sapere.